Benvenuti alla rassegna ambientale. A poco più di un mese dalla pubblicazione dell'IPCC sui cambiamenti climatici, forte è stata la mobilitazione internazionale al fine di trovare rimedio alle annose problematiche relative all'innalzamento delle temperature. Dalla Svizzera però arrivano i primi risultati tangibili grazie al sito dell'ICCS, National Center for Climate Service, un vero e proprio gioiello informativo e formativo teso a migliorare l'approccio di cittadini pubblico e privato all'adattamento relativo ai cambiamenti climatici. Il National Center for Climate Services, in breve NCCS, vi dà il benvenuto. In qualità di rete nazionale ci occupiamo di coordinare lo sviluppo e la diffusione dei servizi climatici. Vi chiederete cosa sono i servizi climatici? Sono dati e informazioni relativi alle condizioni climatiche passate, presenti e future e alle loro conseguenze. I servizi climatici sono sviluppati insieme agli utenti, creando quindi un valore aggiunto tangibile. Vi rientrano ad esempio gli scenari climatici, le analisi dei rischi e delle opportunità e l'indicazione di possibilità d'azione. Fungono da base decisionale per la tutela del clima e per l'adattamento al cambiamento climatico, soprattutto per gli enti pubblici, politici ed economici. Solo con l'ausilio dei servizi climatici possono essere sviluppati e attuati provvedimenti mirati. Al fine di migliorare costantemente questi servizi, l'effetto dei provvedimenti viene monitorato. I tre obiettivi principali perseguiti dall'NCCS sono: primo, riunire i servizi climatici già esistenti. Secondo, identificare l'esigenza di nuovi servizi climatici. Terzo, instaurare e sostenere il dialogo tra le parti. Solo in questo modo è possibile sviluppare insieme processi e soluzioni su misura. L'NCCS elabora risposte a importanti questioni in varie aree tematiche. Dove e come sarà colpita la Svizzera dal cambiamento climatico? I nuovi scenari climatici CH 2018 permettono di dare uno sguardo al futuro dei nostri climi. Come cambierà la disponibilità e qualità idrica con il cambiamento climatico? Attraverso osservazioni e modelli è ad esempio possibile stimare le conseguenze sull'approvvigionamento idrico futuro. Come possiamo migliorare la gestione dei pericoli naturali in un clima in mutamento? Scenari chiari relativi agli eventi atmosferici estremi possono rendere più efficiente la preparazione e la pianificazione degli interventi a tutela della popolazione. Come si possono proteggere i boschi di fronte all'aumento della siccità e del caldo mantenendone le funzioni? Vengono ad esempio studiati i tipi di alberi che si adattano meglio alla silvicoltura anche in condizioni alterate. È possibile prevedere la diffusione di parassiti e malattie? Questi sviluppi sono simulati per l'agricoltura e si lavora a strategie sostenibili a tutela delle piante. Come si può proteggere meglio la salute della popolazione, ad esempio dalle ondate di caldo? Nell'ambito dell'NCCS vengono proposti provvedimenti che permettono agli enti pubblici di prepararsi e sensibilizzare in modo mirato. Che impatto hanno le temperature elevate e le ondate di caldo sulla salute dei nostri animali? La diffusione di epidemie e malattie degli animali viene rilevata continuamente e analizzata in relazione al clima per l'individuazione precoce di possibili focolai futuri. Tutti i servizi climatici elaborati in seno all'NCCS, ulteriori informazioni sul clima, sulla tutela del clima e sull'adattamento, sono pubblicati sulla piattaforma web dell'NCCS. Anche attività come l'NCCS Forum, i workshop e il lavoro mediatico promuovono il dialogo e creano sinergie. Il nostro modo di comunicare rimane sempre scientificamente corretto e facilmente comprensibile. Grazie alla collaborazione dei nostri esperti membri e partner, l'NCCS è in grado di offrire servizi climatici essenziali. I decisori possono così gestire in modo più efficiente i rischi climatici, riconoscere precocemente le opportunità e ottimizzare i costi. Siamo alla fiera Ecomondo di Rimini, dove quest'anno un padiglione è stato dedicato alle start-up, un folto gruppo di giovani per dare l'esempio concreto di cosa significhi economia circolare. Siamo qui tramite la Fondazione MAI di Confindustria. A livello nazionale ci hanno premiato come startup innovativa tecnologica per partecipare all'Ecomondo. L'Ecomondo è un expo internazionale dell'area mediterranea che riguarda le energie rinnovabili, il benessere e il risparmio energetico a tutto sesto. Nel caso nostro proponiamo un sistema di ventilazione, si chiama Curiosa. Questo sistema di ventilazione
funzione è un oggetto brevettato, possiamo installarlo su qualsiasi tipo di termosifone, quindi termosifone in ghisa, scaldasalviette, termoarredo, qualsiasi tipo di termosifone, si posiziona sul termosifone e emana il calore del termosifone al pavimento al posto di farlo disperdere a soffitto. Questo oggetto permette l'abbassamento della caldaia, della temperatura di mandata della caldaia di 20 gradi, quindi un risparmio energetico del 35% di gas istantaneo, quindi appena lo vado a installare la bolletta successiva avrà già questo risparmio effettivo sul riscaldamento praticamente. La pigmentazione naturale è molto costosa, di difficile reperibilità e non sempre etica, è giusto e vero anche nel tuo caso? Allora, no, buongiorno, io sono Miriam Mastromartino e realizzo coloranti naturali, no, perché noi realizziamo coloranti dalla lavorazione delle eccedenze degli scarti agricoli e quindi reperiamo le matrici vegetali, quali fondo di caffè piuttosto che tuniche di cipolla rossa e gialla, e con delle strumentazioni innovative prendiamo il colore, il pigmento, e questo ci permette, grazie appunto a la strumentazione innovativa, di ridurre i costi e anche di velocizzare il processo produttivo. Quindi no, la risposta è no. Olio di palma spremuto a freddo, un ottimo prodotto dagli interessanti valori nutrizionali. Peccato che solo l'1% della sua produzione si è dedicato a questa pratica. Ciò che muove profondi interessi economici è il suo utilizzo in larga scala a scapito di salute umana, ambientale e animale. Sarà facile un giorno ricordare questi atti come crimini all'umanità, ma per il momento anche una semplice pubblicità natalizia viene censurata. È il caso del piccolo rango di Greenpeace, è usato dalla catena alimentare britannica Island, ma il garante della pubblicità lo ha censurato, vietandolo in TV perché ritenuto troppo politico. Politico? Un esempio in più per ricordarci cosa sia politica, un termine abusato e ancora oggi mal interpretato dai cittadini e ben utilizzato dalle multinazionali. Godiamoci il filmato doppiato dall'artista Noemi. C'è un orango nella mia cameretta e io non so che fare. Gioca con i miei orsacchiotti, le mie scarpe vuole usare, distrugge tutte le mie piante e continua a urlare. Butta via il mio cioccolato e il mio shampoo vuol rubare. C'è un orango nella mia cameretta e io non voglio che ci stia. Per due è troppo stretta, così gli ho detto di andar via. Orango nella mia cameretta! Prima di uscire, che ci fai nella mia stanza? Me lo devi proprio dire. C'è un umano nella mia foresta e io non so che fare. Ha distrutto la mia casa, cibo e shampoo ne vuol fare. C'è un umano nella mia foresta e io davvero non so perché. Ha portato via la mia mamma e ora temo prenda me. Ci sono umani nella mia foresta e io non so più dove andare. La distruggono per l'olio di palma e io sono dovuto scappare. Orango nella mia cameretta, ora so che cosa fare. Combatterò per la tua casa e per non farti più star male. Racconterò a tutti la tua storia. C'è una foresta da salvare. Orango nella mia cameretta, sulle stelle te lo giuro. Il futuro non è certo, ma stai tranquillo, sarai al sicuro. La cooperativa Sensibili alle Foglie e Spin Times Labs hanno promosso un concerto contro le pene capitali nel mondo. Anche se in Italia la pena di morte è abolita, vige tuttavia la pena dell'ergastolo, che ne costituisce un'alternativa, in quanto essa stessa è pena fino alla morte. E con questa notizia vi salutiamo, lasciandovi a una parte del concerto. Arrivederci. Una mi guarda in terra e fuori, una
senza il fardello nel mio destino.